Gruppo Spinelli, Logistics Provider. Questo programma è realizzato grazie alla collaborazione di... Bentrovati con la puntata numero 388 di Transport, il nostro approfondimento sul mondo dei trasporti, dei porti e della logistica. Iniziamo parlando del mondo delle ferrovie perché si è tenuta a Milano in questi giorni l'Expo Ferroviaria nei padiglioni di Fiera Milano. A Rho abbiamo avuto modo di intervistare Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, che ci ha spiegato i piani futuri, ma in realtà anche quelli attuali dell'azienda, che sta guardando all'Europa, quindi con esperienze all'estero, ma soprattutto punterà anche sul rinnovo della flotta dei treni regionali, dunque anche alta attenzione per quanto riguarda il comparto del trasporto locale. Ascoltiamo allora le sue parole. Trenitalia sta puntando tanto a realizzare quella che può essere definita la metropolitana d'Europa. Per anni si è parlato della metropolitana d'Italia con la mappatura dell'alta velocità, adesso si inizia a guardare anche fuori dai confini italiani. Sì, esatto, ci piace proprio chiamarla metropolitana d'Europa perché stiamo entrando dall'Italia in Francia e quindi collegheremo Milano e Parigi. Poi stiamo investendo per il collegamento tra Parigi e Lione, ma nello stesso tempo fra un anno partiremo in Spagna collegando Barcellona e Madrid e poi Valencia. E un po' il piano, la visione è quella di collegare a questo punto Spagna, Francia e Italia, creando veramente un treno unico che collega questi tre stati e quindi una bella parte dell'Europa. Quindi è un progetto europeo e diventerà proprio una metropolitana d'Europa. Per quanto riguarda invece i progetti in Italia, si parla molto di locale, si parla di treni regionali. Sì, esatto, in Italia nel frattempo stiamo investendo molto sui regionali, sapete abbiamo investito negli anni tantissimo sull'alta velocità e l'alta velocità ormai è diventata qualcosa da esportare proprio perché è un modello ottimo in Italia. Stiamo applicando la stessa logica alle stesse persone, la stessa voglia, la stessa passione al regionale. Siamo partiti proprio dalla squadra, da impostare veramente delle persone che ce la mettono tutta per migliorare il servizio, ma chiaramente questo poi è seguito dagli investimenti importanti sui treni, sui depositi. Stiamo praticamente sostituendo più dell'80% della flotta regionale e la customer satisfaction ci sta dando ragione, cioè è il cliente che ci dice il trasporto è migliorato, sono molto più contenti di prendere il treno. Lo sforzo che stiamo facendo è proprio quello, mettere il cliente al centro delle nostre decisioni. Ogni decisione che prendiamo sul regionale è legata alla soddisfazione del cliente. Peraltro ci sono investimenti legati anche al PNRR, per esempio la sostenibilità ambientale. Anche i treni regionali sono sempre più ecologici, più puliti. Sì, esatto, è verissimo. I nostri treni regionali nuovi hanno una riciclabilità dei materiali che arriva al 97%, ma il consumo anche elettrico è ridotto del 30% rispetto ai treni attuali. Quindi già Trenitalia è sostenibile nel DNA, noi siamo elettrici, ma stiamo lavorando molto per migliorare ancora. Grazie poi al PNRR arriveranno altri investimenti nel trasporto regionale che proprio sfrutteremo in questo, in sostenibilità, miglioramento della flotta, miglioramento del servizio. Sempre ad Expo Ferroviaria abbiamo parlato con Christian Andi, che è un dirigente di Hitachi, ci ha spiegato un po' le prospettive e i programmi per il futuro. A intervistarlo è stato Fabio Pasquarelli. Hitachi a Expo Ferroviaria, parliamo subito di quello che è un momento storico particolare, cioè voglio dire stiamo uscendo, tutti auspichiamo di uscire dalla pandemia, dal momento storico Covid. Hitachi un po' come lo ha vissuto, ma soprattutto quali sono a livello globale un po' le strategie della vostra azienda che ha ovviamente interessi a livello mondiale?
Buongiorno, Hitachi è una grande azienda che sta puntando la sua strategia del futuro sulla qualità della vita e sullo sviluppo sostenibile delle città e del business. È un evento abbastanza recente, Hitachi è main sponsor del COP26 a Glasgow, quindi l'evento che riunirà i player mondiali sull'ambiente. L'Italia è un co-sponsor dell'evento e Hitachi ieri ha lanciato a Milano, qui a Milano, un evento chiamato in pre-COP, dove proprio ha affrontato con i protagonisti del settore in Italia come Hitachi può sostenere e aiutare l'Italia nella sua race to zero, come si chiama, cioè il suo race verso la decarbonizzazione, che nel 2050 deve essere uguale a zero in molti paesi del mondo, inclusa l'Italia. Hitachi sta investendo molto in tutte le business unit, in particolare nel mondo dei trasporti, rail, e nel mondo dell'energia, dove Hitachi ha fatto un grande investimento con l'acquisizione di ABB qualche anno fa. I temi principali di sviluppo sui quali Hitachi si sta lanciando sono cambiare le modalità di trasporto delle persone, quindi muovere più persone sul trasporto pubblico, quindi un trasporto che in Italia è già abbastanza green, perché il 75% del trasporto avviene con alimentazione elettrica, ma c'è un 25% ancora da coprire. Però bisogna soprattutto muovere le persone dalla macchina al trasporto pubblico, quindi serve un trasporto efficiente, un trasporto monitorato, un trasporto che porta le persone da casa all'ufficio, da casa al bar, al pub, al ristorante in maniera efficiente. In questo Hitachi sta sviluppando anche tecnologie che prevedono gestione multimodale efficiente del trasporto pubblico per appunto permettere questo trasporto door to door delle persone. E devo dire che sta investendo tantissimo in Italia. Io sono italiano, quindi ci tengo a evidenziare che Hitachi sta proprio investendo e puntando tanto sull'Italia, tant'è vero che ieri tutto il management globale di Hitachi era in Italia per sostenere e cercare di offrire il proprio supporto all'Italia per questa transizione. Io a questo punto farei proprio una domanda per chiudere un po' l'intervista. Proprio su questo tema, no? Lei sottolineava, no? L'Italia, l'attenzione che c'è da parte di Hitachi, ecco, reciprocamente c'è sicuramente una grande attenzione anche a livello del governo italiano su questi temi, perché l'attenzione non può non esserci. Assolutamente, ieri appunto nell'evento di pre-COP il ministro Cingolani è stato ospite, ci ha dato la sua visione, che è una visione molto innovativa, molto fuori dagli standard a cui siamo abituati, che ci dà conforto che appunto l'Italia voglia veramente vincerla questa sfida e abbia gli strumenti per vincere. I soldi ci sono, peraltro le ferrovie italiane sono, a quello che si dice, quelle più veloci nel cominciare a spenderli questi soldi in maniera efficace, quindi diciamo che gli ingredienti ci sono e vediamo di portarli a casa insieme con il governo e con le aziende. Visite specialistiche, prevenzione, fisioterapia, odontoiatria, rimborso ticket. In una parola, sanità integrativa. Se sei un dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione, scopri subito le prestazioni garantite da Sanilog, il fondo di sanità integrativa che ti dà importanti servizi per la prevenzione e la cura della tua salute. Il bene più importante. Forse non lo sai, ma Sanilog è un tuo diritto. Scopri di più su sanilog.info. Più di 800 lavoratori, più di 1000 automezzi, più di 2 milioni di Teus movimentati ogni anno, con 200.000 trasporti e 42 milioni di chilometri percorsi. Dal 1963.
365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider. Cambiamo argomento, parliamo della logistica in Italia. Quali sono le prospettive e qual è il punto per quanto riguarda le associazioni di categoria? Ce lo ha spiegato Giuseppe Bortolussi, che è amministratore delegato dell'Interporto di Pordenone. Lo avevamo ascoltato nella scorsa settimana a proposito della sua realtà. Qui fa il punto un po' più in generale sull'intero comparto. Un tema che diciamo riveste un po' più globalmente la realtà degli interporti. Abbiamo avuto anche recentemente il dottor Gasparato, che è presidente di WIR, Unione Interporti, negli studi di Telenord per un'intervista. Già due anni fa lo avemmo in studio proprio perché c'era l'onorevole Rixi, che allora era il vice ministro dei trasporti. Si parlava del necessario progetto che riguardasse in maniera compiuta gli interporti. Voi siete entrati abbastanza recentemente all'interno di WIR, dell'organizzazione che coinvolge quasi tutti gli interporti importanti a livello nazionale. Ecco, anche qui la collaborazione, il vostro ingresso è stato una necessità reciproca, è stato un qualche cosa che effettivamente voi auspicate vi porterà dei risultati importanti? Prima di tutto mi corre l'obbligo di augurare il proseguo del dottor Gasparato alla presidenza dello ZAI di Verona, dell'Interporti di Verona, che è stato appena rinominato, per cui questo ci dà sicurezza nella continuità dei progetti che WIR intende portare avanti. Abbiamo cercato anche, e l'abbiamo ottenuto, di portare dentro il quarto interporto, che è l'autoporto di Gorizia, l'interporto di Gorizia, per cui oggi tutti le quattro realtà del Friuli Venezia Giulia sono presenti in WIR. WIR ha una grande opportunità, quella di farsi riconoscere come un'organizzazione che ha proprio nella sua DNA quella di proporre gli interporti come ambiti di regia, come ambiti di un po' quello che sono per i porti, il coordinamento sulla parte secca, del porto secco, quello che è un termine anche che più volte, esatto, e perché la parte continentale deve essere seguita da qualcuno, soprattutto deve essere coordinata in maniera tale da non avere il selvaggio movimento che c'è stato nel passato. Ora la sfida è industria e servizi logistici, che non possono essere più residuali o trattati come tali, ma devono essere un'entità che lavora insieme. Per cui avere la legge sugli interporti, primo obiettivo. Secondo, fare le strategie di territoriali, che è un altro secondo obiettivo. Terzo, Interporto di Pordenone in questo momento partecipa molto attivamente, attraverso me, attraverso la nostra struttura, a quelli che sono proprio i programmi anche di transizione ecologica. Per cui sicuramente per noi è una grande opportunità, e WIR per noi può diventare quell'associazione che manca da tanto tempo proprio a seguire quelle che sono le vere necessità degli interporti. È inutile fare associazioni di rivoli e rivoletti, bisogna avere chiare in testa le idee su quello che naturalmente è il futuro di questa nostra economia dei servizi. Le associazioni di settore in Italia non ce le facciamo mancare, direi che sono anche troppe. No? Bravo, bisogna cominciare a sfoltire. Esatto. Sempre per quanto riguarda la logistica, ovviamente un tema legato anche alla portualità, transizione ecologica e transizione digitale sono due argomenti cardine per quanto riguarda il futuro dei porti e della logistica. Abbiamo sentito i pareri di Fedespedi con la presidente Silvia Moretto e poi il presidente di Assarmatori, Stefano Messina.
si parla tanto di transizione ecologica, transizione digitale, due capitoli fondamentali del PNRR. Come cambierà la logistica, come cambieranno i trasporti industriali grazie agli investimenti in questi due settori? Ma la transizione ecologica è una necessità perché, come sappiamo, secondo l'ITF il trasporto di merci è previsto crescere di 2,6 volte da qui al 2050, quindi è evidente che va affrontato il tema della sostenibilità. In Italia la pandemia ha fatto emergere l'importanza della logistica, della connettività, dell'essere fluidi nella circolazione delle merci, quindi abbiamo senz'altro l'occasione di avere questo settore al centro, abbiamo gli strumenti e le risorse poi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per cui gli ingredienti ci sono tutti per rimettere la logistica al centro dell'agenda politica. C'è qualche esperienza estera che potrà essere portata in Italia, un'Italia che ha bisogno di rinnovarsi sotto questi aspetti? Beh, se parliamo della modernizzazione, della connessione dei porti, dell'elettrificazione dei porti, abbiamo numerosi esempi nel nord Europa, quindi è possibile, diciamo, mettere le basi poi per competere con quegli stessi porti che ci fanno tanto soffrire da tanti anni. Temi della transizione ecologica e della transizione digitale sono i due capitoli più importanti del PNRR. Per Assarmatori, per il mondo armatoriale, che prospettive ci sono? Beh, prospettive interessanti anche alla luce dei provvedimenti del governo, dei fondi stanziati, sui quali, come tutte le categorie, sia datoriali che dei lavoratori e soprattutto delle istituzioni, c'è una forte attenzione affinché i fondi vengano messi a terra per progetti concreti, e gran parte dei quali sono in capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, quindi molto importante, e noi, come noto, stiamo insistendo molto per il rinnovo della flotta traghetti operante in Italia, che quindi milioni di passeggeri trasportati, modernizzazione, transizione ecologica, investimenti e occupazione in Italia. Queste trattative con i vari ministeri competenti, soprattutto con il Ministero delle Infrastrutture, come stanno andando avanti? Ci sono delle prime risposte rispetto ai piani iniziali del PNRR? Diciamo che eravamo partiti molto bene, molto rapidi, adesso le risposte, come spesso succede, ma è anche capibile nella politica, sono un po' rallentate. La percezione è che ci sia una forte centralizzazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che da un lato è sicuramente un elemento di garanzia, di sicurezza, di efficienza, di trasparenza, d'altro lato però chiediamo al nostro Ministero di riferimento un po' più di coraggio e responsabilità nell'essere determinate in quelle che riteniamo essere le scelte prioritarie, insisto, legate a investimenti in Italia che coprono tutta la filiera logistica e cantieristica e che possono portare anche ad un aumento dell'occupazione italiana. Chiudiamo con la presentazione della Genoa Shipping Week, che è pronta a partire. Presidente Fessina, una Genoa Shipping Week, una nuova edizione, la Shipping Week che ritorna e che si apre alla città. Si apre la città, quest'anno la novità legata anche al fatto che il Covid ci ha impedito di organizzare il tradizionale dinner con ospiti da tutta Europa, ha fatto sì che sviluppassimo un'idea nuova. Ci siamo messi lì, abbiamo pensato, poi d'accordo con il Comune, che devo ringraziare il Sindaco Bucci che ha reso disponibili i Palazzi dei Rogli, abbiamo pensato di riprendere quella che è la tradizione dei rolli e dei tempi della Repubblica Marinara, quando la Repubblica ospitava le personalità importanti, visite alla città nei Palazzi dei Rolli. Quindi abbiamo pensato di unire lo shipping alle visite dei rolli, questo dà la possibilità al pubblico genovese di avere una settimana intera per poter visitare i palazzi anziché i soliti weekend, e alle aziende invece associate alle aziende dello shipping di poter ospitare i propri clienti in incontri B2B dedicati nei vari palazzi dei rolli.
Quali saranno i temi principali che verranno affrontati in questa quinta edizione? Ma i temi principali per noi come Assogenti sarà il nostro convegno di chiusura della settimana di venerdì prossimo, che riguarda il Mediterraneo nei prossimi 10 anni, con particolare attenzione a quella che sarà la sostenibilità ambientale. Ci sarà sicuramente per Genova, per il porto di Genova e per lo ship italiano in generale una rivoluzione sicuramente legata alla realizzazione di tutte le infrastrutture legate al PNRR, e quindi la diga sarà un aspetto fondamentale per noi compagnie di navigazione, perché questo permetterà alle compagnie di portare a Genova le navi da 24.000 TU, cosa che in questo momento non è possibile, e soprattutto sarà uno spettacolo anche per chi non è interessato allo shipping vedere una nave da lunga più di 400 metri che entra nel porto di Genova. Questo è l'aspetto ludico, importantissimo invece sarà l'aspetto di tipo economico. Una Shipping Week torna a rimare a Genova, è un evento per noi anche come città molto importante, organizzato dagli amici di Assogenti, è un evento che si integrerà benissimo anche con il Blue Economy Summit, un evento che vedrà diverse attività portare all'attenzione dei cittadini anche magari delle opportunità per gli stessi e per la città di crescere nei vari ambiti della nautica, dello shipping, del commercio, del turismo, quindi tutto quello che riguarda la Blue Economy. Si parlerà ovviamente di quello che è il futuro, i prossimi 10-15 anni del porto e della portualità, con un occhio di riguardo naturalmente per le infrastrutture. Assolutamente, le infrastrutture per noi sono fondamentali per il porto, sono una condizione necessaria per la crescita del porto, ma anche direi per il mantenimento del traffico portuale che in questo momento si sta riprendendo, sta andando benissimo. Non possiamo pensare che i prossimi anni restino inattivi dal punto di vista delle infrastrutture, soprattutto quelle nuove, quelle che dovranno costruirsi, e anche soprattutto una manutenzione delle autostrade che arrivi davvero a tempi veloci, perché il nostro porto soffre, la città soffre, e tutta una catena che fa parte appunto della Blue Economy, ma anche dell'incolumità delle persone. Questo per noi è importante. È tutto per questa puntata di Transport. Vi ricordiamo che tutti gli approfondimenti, gli aggiornamenti sul mondo dei trasporti, dei porti e della logistica li potete trovare sul nostro sito telenord.it/transport. A voi tutti un cordiale saluto e grazie per averci seguito. Questo programma è realizzato grazie alla collaborazione di Gruppo Spinelli, Logistics Provider.